Allora, qua che minchia ci sono? Munizione. Va bene. Poi, Poi. praticamente, io a questo punto tornerei tutto indietro prima di fare sta zona qua. Perché dipendete di munizioni in Munizioni, quella quella stanza roba lì. là, esatto. Però non andate oltre perché poi ci sono le scimmie di merda se uscite da quella porta, quindi tornate direttamente indietro. Però io come... Ah. Ma l'idea... Vedi, io lo sapevo se alzava sto figlio di troia. No, quello che dicevo... No, Magino, te hai sprecato i colpi del coso. Porco di... Allora. Questi bastardi si alzano, io me lo ricordo. Lo so, lo so. Vieni, vieni. Sì, però dovevano bruciare tutti e due, non solo uno. Che cazzo. Perché io ti vedo che giri la testa, lui da faccia di merda. Sì, io gli sparo da testa, io gli sparo. Non lo faccio alzare. Va bene, parabellum qua, dammi tutto quantum. Sì, poi dove si era alzato quello zombie, quello che c'era, non quello parte dall'altro, lì c'erano delle munizioni di fucile a pompa. Esatto. Dalle scimmie a sto punto non ci vado. Guarda la mappa. Male non fa. Non dovrebbe esserci nessuna porta. Ah no, a parte che tanto di là non puoi andare perché c'è il buco nel pavimento. Ti Ah. ricordi che quando ci andavamo sapevamo come tirarla su, quindi. Spero solo di non aver lasciato oggetti in quel... In teoria no, perché da dove siamo venuti, cioè non mi pare. Però mi hai rotto il cazzo. Adesso nessuno dei due ha spazio, raga. Ok, lei sì. Vediamo quanto spazio con lui. Allora. Effettivamente con lui. Quindi adesso si può andare ad esplorare quella zona là, anche se sono mezzo morto. Tanto quell'erba lì me l'ero già sucata. Non mi pare ci fosse altro lì dentro. Ma scusami, ma sta zona qua che cazzo è servita? Me lo spieghi? A scoprire la stanza delle torture, tendenzialmente, basta. Esatto, a scoprire la stanza delle torture c'è più che altro più un pezzo di trama. Sì, ho capito. Pezzo di trauma un po' inutile. Se tu lì ti trovi là, dove ti attacca con le scimmie. In realtà è questa zona qua dove dovremmo fare un po' di roba, perché ci sono due scelte da fare in questa stanza qua. Fare l'enigma, che dovremmo riuscire a farlo perché si parla di usare l'accendino, penso, fondamentalmente, o andare per quella, sai, quella porta di metallo. Che prima di girare l'angolo, ti ho detto prima, sai che c'è quella porta di metallo, tu ignora la gira l'angolo. Poi quella porta di metallo la scendi giù da qualche parte. Poi non so perché io farei prima l'enigma che c'è Allora, dopo. io da quella porta di metallo mi sa che c'ero sceso l'altra volta e si va in tutta un'altra area con un labirinto dove uno deve star fermo e l'altro gli devi aprire le grate, poi è pieno di ragni del cazzo. Allora, ascolta me. Andiamo, facciamo il Allora, cos'è che dicono qua? Il mio libro agisce nell'aria catturando le mie prede. Pazzesco. Nemmeno la più intelligente delle creature può competere con la velocità di tua madre. Questo che dice? Guarda il cocco! La mia arguzia mi permette di annientare anche la più feroce delle bestie. bestia, sì. Il Poi mio c'è un regno è messaggio qua nella sconfinato, porta. nessuna creatura è in grado di... Allora, facciamo così. Leggiamo un po'. Non Ti stai levando, ti stai levando. Sei anime imprigionate tra le catene della morte. Ravviva le fiamme della vita con le anime dei deboli. Quindi sono quelli che vengono mangiati, penso, che cazzo ne... Mi avvicino alle mie vittime in silenzioso. Vabbè, però raga, qua di debole mi ergo alto sulla terra facendo fiera mossa delle mie corna. Cosa dice il messaggio? Sono imprigionate tra le catene della morte, Con le ravviva anime le dei anime, deboli. le fiamme della vita con le anime dei deboli.
Allora, io penso che i deboli qua ci C'è. sarà il cavallo, sembra. Il cavallo è debole, sì, si scappa, però non attacca. Dobbiamo fare cavallo e cervo, magari. Proviamo. Tipo cavallo. Allora, Proviamo. usa, non hai bisogno al momento, sapevi? Perché qua è forse dove ce l'ha. Ok. Allora, sto accendendo il cervo. Io ho ucciso il cavallo, penso. Accendo il cavallo. Mi stai scassando la minchia. Devo stare posizionato al millimetro di fa, se no. Sto accendendo il cavallo. Io non so se abbiamo ucciso il cavallo, adesso vado a vedere. Pazzesco, Perché raga, è effettivamente. successo un cazzo. Perché ce ne sono altri, penso, da accendere. Magari serpente a sto punto, però boh. Allora, perché la Secondo me ci tigre. manca qualche indizio, te lo dico. E il falco è piccio. No, aspetta, no, Falco e vabbè. Peach. Boh, no, perché qua c'è No, cocco. Allora, le ma mie raga, arguzie qua. non vedono niente, neanche le Ma apri veloce. io li accendo tutti a sto punto, perché. Il mio regno è Non sconfinato, sta il tuo potere succedendo un di darmi cazzo. sfuggirne. Io finché non succede qualcosa li accendo. Che Anche il più potente dei re con il mio regno. devo fare? Guarda che ognuno ha una Il mio descrizione regno. fisica. È figa, Beppe, non c'è. Non c'è un debole. Allora, io provo a mettere anche il fuoco nel falco. Vediamo che succede. Accendo Allora, questi tre. accendendoli tutti, si sono spenti Sì. tutti. Quindi no, bisogna trovare la combinazione giusta. Io Bisogna però trovare la accendo ancora il combinazione falco. giusta. E quindi tu dici il falco. Quindi falco. Ma mi sembra strano, Boh, ci sto provando. Le sei anime. sì, anime. Una, due, Allora, tre. fammi vedere nei file se c'è qualcosa di che. Esatto. Perché poi abbiamo giocato scorsa settimana, quindi magari Note della prima abbiamo detto. unità, no. Elenco detenuti, no. Immagine microfilm, no, perché era quella roba là. Un verso di una poesia. La luna si inchina sulla terra. La terra giura fedeltà al No, mi sole. sa che. Ed è l'eterna legge del sole che governa sull'universo. Questo è il fulcro di tua madre. Le nostre braccia unite. No. Fulco di tua madre. Esatto. Informazioni sulle vice direttore. William e Albert. Non ci interessa. Diario di Marcus. No, non me ne frega. Secondo me. Non so che cazzo dobbiamo fare. Adesso vediamo. Sto provando a fare delle combinazioni. Perché sta cosa della luna che si inchina sul cazzo. Cos'è? Supreme. La luna si inchina sulla terra. Boh, raga. Sto capendo. Sei anime. Ravviva le fiamme della vita con le anime dei deboli. Tanni se dobbiamo scendere giù da quella scala e c'è la soluzione, sai quella che dicevi che andava tutta un'altra parte. A questo punto facciamo così. E te devo dire. Perché mi sa che o ci manca qualcosa che troveremo là sotto, perché hai detto che Andiamo, bisognava essere in due, no? andiamo. Andiamo a questa porta di ferro. Te lo dico, c'è Gesù Cristo, Lo so. Però tengo lui con la pistola e boh, lei col coltello, vediamo che succede. Tanto abbiamo salvato. eh. Ti E sì, sento. anime Ti di. sento. Vedi come i ragni gli spari 2000 colpi non si fanno un cazzo. Devi usare fucile a pompa, se no non esci. Ok, lo uso. Allora, raga. Veleno ma lo uso dopo. Vieni, ciccio. Vieni qua. Ok, morti. Qua c'è una porta subito. Aspetta. Cazzo, in alto, raga. E io ho sprecato dei colpi, tra parentesi. E poi ne ho sprecato uno, infatti ho bestemmiato. Ma.
Sono su attenzione, tutti e due su attenzione. No, no, figli di troia. Però raga, adesso sarò di nuovo. Porca troia maledetta. Fa. Allora, qua a destra c'è subito una porta. A Esatto, c'entrerei. sinistra c'è una porta doppia. Andiamo nella Entrerei in quella porta singola. singola. Facciamo andare avanti lei perché qua è una vita del cazzo. Allora. No, raga, ma sarò piccio. Sarò proprio coglione di merda. Ci sono due scolopende di quelle. No. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Boh, a me lei mi è morta per le due scolopendre, vabbè. No, raga. Boh, tanto ho caricato lì vicino, non dobbiamo fare un cazzo, Tu! vado direttamente giù. No, pure tu hai caricato lì vicino. Il Ah, ma tu sei cazzo ho andato pure a caricato fare lì in vicino. culo. Proprio Tu il dove sei cazzo ho dovuto andare a caricato fare lì in culo? vicino. Allora, stiamo calmi. Le frasi sono fatte ancora avvertire la presenza del male in questo posto. Ora allora, devo prendermi pure io le erbe che sono là, poi posso fare Perché anch'io. poi il problema è che è poco reattivo. Cioè io quando cerco Sì. di schiacciare il menu per ricaricare, lui non me lo attiva, ci mette 3 anni. Questi nel frattempo mi mangiano, capito? Grazie Ma se fai R1 più cerchio dovevi ricaricare l'arma. a cazzo. Mi ricarica la minchia, mi ricarica. Un Comunque, io le ho R1. ammazzate le scolopendre, qua mi ha dato chiave dell'armadietto. Ma di che armadietto? Io arrivo. Ah, non lo so, tu tienila che tanto vale Scarico l'arma. della fabbrica. Raga, scarico dell'Abet. Allora, io ho finito ufficialmente le munizioni del fucile a pompa. Quindi quello che faccio adesso è tornare indietro a posarlo. Niente, stiamo andando in sta porta doppia. Sì, stiamo andando. Mi carico un attimo, ci arrivo subito. Ah, qua si può andare a sinistra, si può andare su. Ma avete già Ah, rotto ci la sono un po' di minchia. strade. Allora, a sinistra Ci dove si va? Andiamo sono Gesù Cristo. a sinistra. A sinistra è quel famoso labirinto del cazzo, mi sa. Su invece cosa c'è? E su è la sala macchine che controlla quel labirinto. Ok, quindi a sto punto dobbiamo lasciare. Io c'ho lei che è un attimo, come si dice, su attenzione. Lui Io su, c'ho ok, quindi. tutti su attenzione. Tutti morti. Ah, vabbè, perché nel senso io lascerei lei che è più fragile su la macchina. Lui. Guarda, io adesso mi incazzo. Perché indovina cosa c'è qua? Perché? Ah, c'è qua. Munizioni per il pompa. Ah sì, allora torni, cioè, allora aspetta, torni di Però prendere. beppe, che fa? Se no me la rischio, me la rischio, me la rischio. Io me la rischio, non c'ho voglia di tornare indietro. Allora, lascio lei in sala macchina. Te, però raccogliamole. I'll go check over there. Ok. No, perché adesso Raccogliamole. spuntano scolopendre, che fa? Io mi incazzo. Raccogliamole dopo, però. Cioè, io le raccolgo Sì, magari c'è così di importante. dopo. Allora. Sempre se non esce fuori. Allora. Ah, io sono qua. Poi con lei che devo fare? Qui c'è un pannello. S. Ok. Mamma mia, Molto bene. E qua ci sono delle munizioni di lanciagranate. boh, raccogli tutto, no, c'è dopo. Torno indietro. Le poso qua. Ok, Sono anche le munizioni di pistola che io prendo, comunque senza la macchina che. allora siamo qua. Ah, c'è anche la chiave dell'armadietto che si può usare. Dove?
È nella sala di controllo, dove sono le armi, c'è un armadietto chiuso, è chiusa. Ah sì? Sì. Usa, Ma dici che è esatto. Si questa? apre. Sì, Ma l'ho raga, ma aperta. se non mi danno un indizio, niente. Qui a caso, eh. Devo Ho diventare visto un pigio. armadietto, ci ho provato. No, ho visto. Cioè. Valigetta di duro alluminio. Sì, la prendo. Esamina. Ci sarà un codice da mettere. Girare il quadrante, sì, raga. Ah, dobbiamo mettere il codice, vabbè. Vabbè, ci ho provato. Vabbè, intanto lo sappiamo. Allora, io le la lascio qua. Torniamo. Ah, qua cosa ho sgamato? Munizioni Magnum. Dove? Lasciale lì. Dentro l'armadietto. Però non c'è la Ancora Magnum. sì. Sono le munizioni Magnum senza Magnum. La Magnum quanto ci dai che è dentro la valigetta? È vero, può essere. Però le lascio qua anch'io perché non vorrei che cosa tu faccia. Cioè, allora, pompa e magnum qua. Cioè, qua dovrebbero trovarsi un sacco di munizioni. Beh, infatti, effettivamente ci sono. Cioè, però, vabbè, di più. È un'armeria, cioè, qua devi. Bestiale, qua non è cambiato un cazzo. Quindi non è quello che devo fare. Non ci manca una cura comunque. Sento dei rumori. Ah, è la fiamma. Dimmi quando avventurarci nel labirinto. Io sono nel labirinto adesso. Ah, boh, scusa, pensavo che ancora che giravi nella stanza calda come un boiler. Allora. No, sono nel labirinto. Uccidi Sto il magnum. cercando di capire Allora, che cazzo devo fare. no, niente. Qui c'è un pannello di controllo. Premi il pulsante sinistra. Vediamo che c'è. E infatti si apre. Ma io faccio così con i pulsanti, però. Allora, Allora, attenzione, adesso è aperto. stiamo calmi. Premere il pulsante? No. Underground Cable. Fa l'ansia questo pulsante qua. Ma poi soprattutto io che faccio qua? Faccio il giro perché voglio prima esplorare tutto. Siamo calmi, voglio sapere che cazzo sto combinando. Qua c'è un pulsante rosso da premere. So già che succede Cristo. Perché qua c'è granate, ma non le raccolgo ancora. Attenzione, qua si apre una zona. Qua cosa c'è? Ah no, qua torno indietro. E allora no. E allora l'unico motivo di questo labirinto è premere quel pulsante lì. Che Mi sa di sì, sai. succede se premiamo quel pulsante lì? Succede Cristo? Sicuro. E niente. Facciamo. Non ci posso credere. Cosa c'è? Non ci voglio credere. Scimmie di merda, immagino. Te non te lo puoi immaginare. Non te lo puoi immaginare! Perché io sono senza armi adesso, ci sono delle pistole. Io sono destinato a morire, sai? Non è fattibile. Come sequenza di battaglia iniziata? Dobbiamo ammazzarlo. Perché ti pigli quella chiave che serve. Oh cazzo. Sì, ma con la pistola, raga, siamo No, pazzi. ma poi non è fattibile. Non è assolutamente fattibile, ci va il lanciagranate. Perché io non ho altre armi. Possiamo fare Le così. Facciamo munizioni le prendi tutte, strada sì. della minchia. No, ho preso 6 granate normali, le incendiare me ne lascio indietro. E poi là ne abbiamo 6 corrosive. Se non bastano, raga, Ok. abbiamo un problema. Che cazzo, io fine gioco, che cazzo mi sparo la minchia. Dovrebbero farlo Resident Evil edizione Picciu. in Palermo. C'è un nuovo Resident così. E abbiamo pensato della Capcom.
Visto che loro ci fanno pubblicità con i nostri vecchi giochi, li fanno un capitolo per Picciu! onorare il loro impegno, no? Sì, con i personaggi che si cacano in mano. Sì, esatto. Tipo tu che doppi uno, così Esatto. qualcuno è interessante. Allora, torniamo a noi. Che poi sembra tipo, sai, uno di quegli enigmi difficili, fanno passare in realtà la minchia, arrivi subito. Vabbè. Ma poi che fa Killer Croc? Poi che cazzo di test di combattimento? Ho capito che ci metti cose dell'ambre dell'assalto, ma. Tanta roba. Mi hai rotto il cazzo. Ma raga. Sì, però non è possibile, Beppe. Non, cioè, non, se ti spara una granata devi morire, non è che non pigli danno. E porta Come non pigli pazienza. danno? Lo sto facendo già No, spaventare. Beppe non prende danno. Sono morto. Cioè, cosa vuol dire ti Scusa, spara tu una con la granata, non pistola prendi io gli danno? facevo Cioè, danno. o ci sono dei movimenti che fai in cui è invincibile. Resident Io prima col colpo di pistola. Cioè, ma raga, i frame di invincibilità in Resident Evil, ci cioè, avete rotto i coglioni. Vabbè, mi è saltato in faccia sto stronzo. Allora, siamo calmi. Devo rifare tutto, porco di... Ma perché? Praticamente quando si rialzano da terra e tu li colpisci, loro non si fanno niente. Ma mi avete rotto i coglioni! E questa cosa qua mi dà un po' fastidio perché ho sbrecato dei colpi. Che poi mezza casa l'abbiamo liberata, a parte quell'essere di Pongo in quel. Vinto. Vinto. Quanti colpi facendo così? Due. Allora, ho usato. Quattro. Se la carica da 6 ho usato 4 colpi di corrosivo. Quattro colpi di corrosivo. Perché, Che boh, effettivamente ha fatto mi bene. ispirava, ho usato il corrosivo. Chiave di istituto, Sì. chiave di istituto. Io intanto sono. Come ti dico prima, sono morto tornando indietro, quindi. Cosa ti faccio anche io adesso? Allora. Lo sai cosa faccio? Per quanto mi girano i coglioni, io ho bisogno Ora. di tornare sano e salvo. Togliti Qua non riuscirò mai a tutte le portarmeli robe in quella indietro. stanza, eh? Non so se c'ho lo spazio. Se no fai più viaggi. Fai più viaggi, intanto mentre. Sicuramente uno, sicuramente due. Sicuramente questo. E mi sa che rimangono qua le munizioni della Magnum. Stato avanti e indietro. Me lo devo solo ricordare tendenzialmente. Devo solo ricordare che qua ci sono le munizioni della Magnum. Io qua speravo di trovare delle cure che non ho trovato. E qua siamo tutti nella merda. Tu devi, esatto. È un problema. Allora io a questo punto apro sta porta. Io E hai arrivo, usato la fra poco chiave sto ancora dell'istituto. salvando. Non hai più bisogno di questa chiave, hai ragione te. Getta via. Ma io ti aspetto qua. Non capisco, lui. Il suo tatuaggio se è una scritta. No, vabbè, Beppe, ho scoperto una roba pazzesca. Cosa? Non ci posso credere. Con uno stick comandi uno, con uno stick comandi l'altro. Con un analogico muovi uno, con un analogico muovi l'altro. Ma davvero? Sì. Guarda qua che roba. Ma diventi Picciu però. Però Fai una intanto puoi. Cioè, sincronizzazione. ma raga, ma io diventavo più piccio a cercare di farmi seguire o a levare uno dalle balle. A saperlo. Ma perché non me la ricordavo sta cosa? E certo, perché tra l'altro su.
Su GameCube c'era, sì, perché c'era l'analogico più in basso, quindi era gestita così, che uno lo muovevi con l'analogico grosso, uno con l'analogico piccolino. Ma cazzo, Ma raga. pensa a te, io non avevo GameCube, quindi... Raga, GameCube Master Race. Cioè, io mi immagino chi si guarda sti video che dice, vabbè, questi sono dei dementi del cazzo, perché praticamente noi non sappiamo fare una minchia. Cioè, questo si poteva muovere con lo stick e non lo sapevamo. Si poteva cambiare, si poteva mettere la gente su inattivo e non lo facevamo. Sì, Si abbiamo poteva. sprecato tante quelle Tante quelle supposizioni. munizioni. Si può cambiare inventario direttamente dall'inventario. Però, porca troia, ci sono due picciu. Magari questa roba era spiegata, ma noi abbiamo fatto speedrun. Sì, come minimo è finita come il famoso menu di Death Stranding. Addio. 3, 2, 1, Eric. Vai. Vai. Allora, stiamo calmi. Poi qua si è aperta tutta la nuova zona. Io direi di partire subito con la porta che abbiamo a destra. Broadcast room. Ok. Ok, qua c'erano un po' di film. E sa un porno, allora. Perché sento che arriva la Cristo dalla finestra. Questi documenti dovevano tenere immagini di deterioramento. Ma non c'è un cazzo, sembrerebbe qua dentro. Sono piccio io. Ma scusate ragazzi. No, però c'è qualcosa che non va. Perché dalla mappa sembra. Ah, bisogna girare di qua. Sì. Allora. Dove si gira di là, donna? Ah, di qua. Ma che... No, questi no, raga. No, questi qui no, Eric. Io non so come ammazzarli. Beh, raga, la broadcast room. La facciamo! No, ma raga, ma sono solo questi. È un problema. Sto tornando indietro. Allora, stiamo calmi. Dove vai? Vai, ci sono quelli, Beppe. Un problema. Un problema sì, perché non gli fai niente, perché sono delle munizioni. Allora, però non mi ricordo. Questi qua sono gli uomini albero o sono quelli fatti di lumache? Non mi ricordo un cazzo anch'io. Siamo calmi. Perché schivarli qua non è possibile. Sono tornato in una stanza dove c'è Assassin's Creed. Anch'io, ma ora provo con le Molotov. Provo una Molotov per uno. Non Che non so se fa ne male a ho un nessuno. Molotov. Allora. Non ne ho un Molotov, quindi devo schivare. Le avevo usate tutte per... Non era quello che volevo fare. Allora. Equipaggia. Dovrebbe osservare. Io provo a Allora, schivarle, gli ho vediamo dato se succede. fuoco. Billy perché non sta facendo il cazzo che deve fare? Mi piacerebbe sapere. E finisce male. Finisce male. Raga, c'è un problema. Cioè, pure senza testa mi morde. Ma che cosa significa? È in piedi anche senza testa, Beppe. Aspetta. E sono morto. Per forza. E per forza. Io l'ho schivato quello nella sala video Come fai a in qualche schivarlo? modo. No, sono andato a cazzo a destra e sinistra, l'ho schivato e ho Resident preso maniglia Evil morsetto. Però adesso devo uscire di Zero. qua, vediamo che succede. E infatti mi ha preso adesso. No, raga, ma non si può. Niente, lo sai bene cosa deve succedere adesso. Lancia granate. Allora, ci proviamo. Ma so già che muoio per schivarlo. Boh, io ti dico, prima ce l'ho fatta, smuovendomi un po' a caso. Poi mi ha ammazzato infatti perché ha acchiappato lei. Vado. Allora, stiamo calmi. Andiamo qua. Perché per me spieghiamo solo Ciao. all'inizio. Buongiorno. Dove l'hai visto sto morsetto della minchia, però, È Beppe? dietro lui dove si stacca. C'è una manovella tipo. Non è vero. Si tiene in Non è. basso, che luccica. No. Beppe, allora, tu dove sei? Tu dici nella sala macchine lì? Nella sala di produzione, dico. Allora, forse l'ho vista. Ok, maniglia e morsetto. Mo' mi piglia, Boh, io eh. Oh, corri Cristo! l'ho schivato. Allora, Qua l'ho schivato. schivato e sono uscito. Schivato. Ok. Qua bisogna pregare.
Io tra l'altro devo iniziare ad abbassare la voce qua. Bisogna pregare che fosse solo la maniglia borsetto da prendere. E ti dico che nell'altro corridoio, andando avanti, ce n'è un altro. Non ti preoccupare. Allora, adesso dobbiamo schivare questo. C'è una porta però subito. Subito a destra c'è una porta dopo che gli passi da dietro a sto piccio. Io sono entrato lì. Tu dici dell'altro corridoio, ovviamente, non nella sala rec room lì. Che cazzo. No, nella sala, nel corridoio andando avanti. Broadcast. Allora, sì, praticamente lo superi, c'è subito una porta. Attenzione, qua c'è un pianoforte. Buongiorno, permesso. Permesso. Non c'è nudo. Non c'è nessuno. Allora, sono entrato nella stanza. Pianoforte sappiamo già che lo suona Rebecca e non noi. E questo è un problema. Con la persona sbagliata. Vedi, ha il suo vizio di mandare davanti l'uomo, maschilisti di merda, questo succede. No, ma in realtà l'hanno fatto loro la donna più debole a livello energetico. Ma secondo me, io non lo so se è vera questa cosa qua, perché secondo me è facile che in realtà è più una credenza nostra che lui sia più resistente. No, vedi che a me l'altra volta l'avevo portato in due, ho visto che lui con due morsi e tre morsi rimaneva su attenzione, gli andava sul pericolo, però... Pianoforte, ricoperto di copolo, ma se avrei possibile suonare il pianoforte, dai. Finiamo suonare a Billy. Attenzione, raga! Billy è un artista. Ah minchia, ma no, vedi mio fratello, guarda. Cioè minchia, qui è Chopin. Vabbè, tanto ci facciamo un concertino. Oh. E allora niente, non serviva un cazzo, Rebecca. Noi no, ma c'è perché noi ci ricordavo Resident Evil 1 dove c'era la tipa che suona il pianoforte. E boh, è andata così. Va a sapere. Magari. Ti dico io, secondo me se eravamo qua con tutti e due invece che con solo uno, magari c'era una cutscene, qualcosa, qualche video. Ah, la batteria! Io so cosa devi fare con sta batteria. Zicartela nel culo. No! C'è il fuori dal giardino. Raga, però io non ho spazio, mi avete scassato la minchia. Vabbè. Io ancora posso prenderla, però la batteria rimane lì. No, la batteria io la posso prendere. No, la posso prendere, ma la bottiglia che c'è per terra rimane lì. C'è un problema, sai? Si è chiusa la porta. Allora. Niente. C'è un enigma qua. È un enigma che non possiamo ancora fare. Bisognerà trovare qualcosa con cui sostituire la batteria, che adesso non abbiamo, chiaramente. Capito? Allora, a questo punto, mi piglio il vino. Mi piglio la minchia. Munizioni magnum. Però le stai prendendo? Sì. Prendendo, e ora sì. Cerco di tornare indietro, le poso nella stanza di Ezio Editore. Ok, bravo. Qua non c'è nient'altro, vero? Devo solo sperare di riuscire sempre a superare sto Cristiano qua. Lo so, è andata così. Minchia, in faccia ce l'ho. Lui che hanno schivato, che botta di culo. E io invece no, m'ha mozzicato. Ed è un problema, perché lui era già quello messo peggio. Io ci tento, perché sennò è finita. Mi devo una salvata. No. Però capisci che non si fa toccare. No. Niente, sono morto. Sono nella stanza 10 di Toledo per la mappa. Ma sai qual è il problema? Ma mi devo rifare tutto. Porco.